Che dire, dopo il video di Rosso, come poteva mancare anche quello sul suo acerrimo rivale? Eh sì, sto parlando proprio di Blu. Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video curiosità sul mondo Pokémon. Oggi andremo proprio a parlare del nipote del professor Oak, purtroppo messo sempre in secondo piano da quest'ultimo a causa della, come dire, superiorità di Rosso. Prima di cominciare vi invito come sempre a lasciare un bel pollice in su per supportare la serie e Pokémon Next in generale. Ma bando alle ciance e cominciamo! Blu è sicuramente un personaggio molto particolare della serie principale, all'interno della quale ha assunto parecchi ruoli. Partiamo dai giochi di prima generazione Remake, nei quali è dapprima il rivale di Rosso e successivamente il campione della Lega di Kanto, anche se per 10 secondi. Ma vabbè, in Pokémon Oro, Argento, Cristallo e nei remake di quarta generazione è invece il capopalestra di Smeraldopoli, dove consegnerà al giocatore la medaglia Terra, che con la Terra ha ben poco a che fare, dato che Blu è un capopalestra multitipo. E no, non è Arceus, ma di questo ne parliamo ora. Altro segno distintivo di Blu si può vedere proprio in questi giochi, è proprio nella palestra di Smeraldopoli, dove si afferma l'unico capopalestra specializzato in vari tipi di Pokémon. Del resto, lui stesso prima della Lega di Kanto afferma di essere riuscito a costruire una squadra in grado di buttare giù chiunque gli si pari davanti, anche se poi dopo questa affermazione verrà sconfitto ancora malamente. Dettagli. Gli unici allenatori della Lega Pokémon ad allenare vari tipi di Pokémon sono campioni, e sono Camilla, Nardo, Dianta, Rosso e lo stesso Blu. Per 10 secondi. Nei capitoli di sesta generazione ambientati a Kalos, una ragazza di Luminopoli afferma che il nipote del professor Oak, che è appunto Blu, è andato a vivere in città e che si è adattato alla perfezione, tranne per il fatto che non riesce ancora molto bene ad andare sui pattini. Nei giochi tuttavia non è possibile trovarlo sulla mappa e quindi tantomeno è possibile sfidarlo. Proprio come Rosso è apparso in quasi tutte le generazioni, con un totale di 6. Appare innanzitutto nei giochi già citati, con i ruoli che già vi ho detto. Appare poi nel Pokémon World Tournament, in Pokémon Bianco 2 e Nero 2, come partecipante del torneo. Appare infine in Pokémon Sole e Luna, assieme a Rosso, all'albero della lotta. Insomma, ovunque c'è Rosso, c'è anche Blu. Blu è l'unico campione a non accompagnare il neocampione, ovvero il protagonista, nella sala d'onore. Questo molto probabilmente a causa della sua frustrazione dovuta alla sconfitta. Al posto suo sarà il professor Oak ad accompagnarci nella gloriosa sala d'onore. C'è una leggenda, o meglio una creepypasta, che riguarda Blu. Probabilmente la conoscerete già tutti, ma ve la racconto comunque. Secondo questa leggenda, durante la lotta sulla MN Anna contro Rosso, il radicchio di Blu si sarebbe ferito gravemente. Successivamente Blu non sarebbe riuscito ad arrivare al centro Pokémon in tempo e Raticate sarebbe morto. Questa leggenda spiegherebbe dunque la presenza di Blu nella torre di Lavandonia e l'assenza del Pokémon nelle lotte successive. Molto probabilmente però Blu ha solamente depositato Raticate nel PC, proprio come noi facciamo con la maggior parte dei nostri Pokémon. Tornando al discorso palestra di Smeraldopoli, Blu è l'unico capopalestra che utilizza una squadra di 6 Pokémon. Inoltre, il suo Pidgeot è il Pokémon a livello più alto utilizzato in una battaglia ufficiale. In Pokémon Giallo, mezza squadra di Blu viene fatta evolvere utilizzando delle pietre evolutive. Questo può essere un riferimento al suo Pokémon iniziale, ovvero Eevee, il quale si evolve proprio grazie all'utilizzo di queste pietre. Il nome inglese di Blu, ovvero Blue Hawk, è il nome di un tipo di quercia. Lo stesso vale anche per la sua controparte nell'anime, Gary Hawk, quale nome potrebbe però derivare anche dal nome originale di Blu nella versione giapponese, Verde, in inglese Green. Lo sprite di Blu in Pokémon Rosso e Blu non somigliano molto all'artwork ufficiale del personaggio, ed è proprio per questo motivo che lo sprite sembra somigliare più ad Ash che alla sua stessa controparte, ovvero Gary. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Spero il video sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo di lasciare un bel like e di scriverci qui sotto nei commenti se c'era qualche curiosità di cui non eravate a conoscenza. Vi invito inoltre a passare sulla nostra pagina Facebook, dal nostro profilo Twitter, dal nostro gruppo Telegram e dalla nostra pagina Instagram. Spero il video vi sia piaciuto. Alla prossima!